aspettato un po' per vedere che numero ne vanno in ciumo, sa scucciate e se ne chiude. Ma ancora teneva l'appuntamento. Alle 9:30, mo sono venuti 10:15. E aspettiamo l'altro poco, può essere che pure lui ha fatto tardi. È tarde, io sono così sul numero, chi sta che ha cominciato già per una ventina di minuti. Ma io ti dico, scegliami alle 8:30 e tu mi puoi scegliare alle 10:15. E aspettiamo un altro poco, vediamo, può essere che pure lui ha fatto tardi. Ah, ha fatto tardi, io stamattina non ci ho raccomandato altri si far trovare precisi e puntuali. Io vedi, chi tu dà, ma come facci, a chi mette di tasato, ma tu teatro poi mi fa da compà. E poi noi siamo così affiatati, che le sapevo tutte giù, è già pratica quella che abbiamo fatto. E andava indietro. Andava indietro, che cosa? L'orologio. L'orologio, andava indietro, va là, va a vedere a che punto stanno, vai, aspetto qua, fai un altro poco con la speranza che arrivi. Piuttosto, come ti senti, eh? Ho solito, e non fuma. Lo sai che mi ha fatto stomaco? Fammi sentire, si muove? No, mo no, ho già fatto un'altra. Verso 7 mi ha dato 2 cauce. Povero figlio, già fa le mie vendette. Va, va, va a vedere a che punto stanno. Ma come faccio? Monastere Santa Chiara! Tengo cuore scuro! Scuro! Ecco! Scusate, mi fate accendere? Accomodate. E mo credevo che teneva un muzzone. E non fumava. Non fumavo, fa, fa male fumare, fa male. E che mi ha messa via cosa? Non fumavo. Grazie lo stesso, Io prego, non fumavo. Ma perché? Perché ogni sera. Uè, è Giulio. Venite, venite. Sentite. Ecco. Sareste disposti a farmi un favore? Dite. Ecco qua. Io sono... Io sono sicca sicca. Ma avete riconosciuto, eh? A verità, mi siete fatto troppo sicca. Ma che cosa? Sicca sicca è il mio nome d'arte. Io faccio il prestigiatore. Che cosa? Faccio il prestigiatore. Che fate? Faccio il prestigiatore. In inglese non lo parlo. Faccio mag. Oh, mag. E lavoro in questo teatro. Il mio aiutante, il mio segretario, ha mancato l'appuntamento. Io avrebbe bisogno di una persona che lo rimpiazzerei. Una persona che si mette nella sala del teatro, facendo vedere che è uno del pubblico, e che mi seconda. Ecco. Seconda? Che mi fa male a qualunque gioco faccia. Se mi facete il suo favore, io vi do una poltrona gratis e 10 lire di compenso. Allora che ne dite? E va bene, 10 lire a notte a notte! Però non avete spiegato che si tratta, perché... Certo, certo! Dunque, io faccio tutte cose facili perché tu sei nuovo e ti compri la musica. Allora, si alza il binario! Tu subito capisci che c'è sci perché la musica fa così! E si presenta lui? Lui? Peppe! A chi è Peppe? E che le avete detto voi prima, eh? Oh, ma no, è la tromba! Oh, maestro di tromba, si chiama Peppe! Ma no, signore, è la tromba che squilla! Tu non da pugliare, Dunque, dopo lo squillo di Peppe, il trombettiere, dopo lo squillo di tromba, mi presento io. Tu subito magari usci, perché io indosso un kimono cinese autentico. Per dare più importanza, capisci? Ma tu appena mi vedi a comparì, mi dai una voce. Guarda proprio un cinese! O pubblico, già si comincia a suggestionare, perché come sai i cinesi sono maestri in questo genere, perché tengono abilità e pazienza. Tu vuoi vedere la pazienza che tengono i cinesi? Tu vuoi vedere la pazienza che tengo io? Dunque, tu appena mi vedi a comparì, comincia a sbattere le mani, ma non può, ma naturale, naturale. Allora è naturale, naturale? Sì. Bene! Bravo cinese! No! Bravo accusino cinese! No! Bene, bravo, no! Io ancora non ho già fatto niente. Devi solamente battere le mani, ma non poco, naturale, naturale, perché è inutile. O pubblico, se non dai la spinta, non si muove. Dopo lo... Ok, io naturale, naturale, lo faccio così. C'è un errore di battuta. Sì. Sull'improvvisazione, mi sta attento che poi c'è il collegamento.
Ah, Jerry, allora faccio... Qual è il collegamento che avete sbagliato? Il collegamento è... Mangia che sei inutile, perché tanto quando scendi sono negato. Esatto, però tu mi devi... E che devo fare qua? Tu fai... Ah, vabbè, capito. Se tu non mi parli, io... Vabbè, ho capito. Okay. Vabbè, faccio un attimo. Ah, vabbè, ho capito. Vabbè, ho capito. Ecco. Tu... no, non è così. Non è, dice, con la lingua mia, con la lingua tua, non è qua. No, non è qua. Allora, bene, bravo. Ma c'è ancora fa niente. Ma io ancora non c'è fa niente. Faccio quello dei due bicchieri. Ma non è naturale. No, perché il fatto che tanto il pubblico non si muove. Vabbè, ma tanto quando entri se ne cade un teatro. Esatto. Vabbè, ma sì, ma che sei inutile. Ma sì. Adesso. Vai. Ma sì, ma che sei inutile, perché... No, guardi indietro un attimo. Okay. No, io ancora... Ma tu appena mi accompagni, mi appena... Vabbè, bravo cinese. Bene. No, io ancora non ci fa niente, tu devi solamente battere le mani, ma un po', naturale. Vabbè, ma non c'è bisogno, perché io appena esco, se ne caro teatro. Vengo terremoto! Poi vedi, mi presento a Nancy e faccio una piccola partarella, ma te non te lo guarda. Ma che me ne importa, mi hai fatto vostro. Come primo esperimento, faccio giù i due bicchieri. Si rimetta a me, io dico pubblico rispettabile, qui non si imbroglia nessuno, questi sono tutti gioca senza preparato. Anza! Maronna che anza! Per evitare qualunque sospetta, io ricirerò una controlla. Se c'è qualche persona del pubblico che vuol venire in palcoscenico, signori, allora tu subito dici, ven che io! Ma raccomando, però lo devi dire subito, perché altrimenti va a finire che risponde qualcuno del pubblico che non sta d'accordo con me e mi scombina tutte cose. Allora io subito... Venga io! Venga! Venga io! Venga io! Venga io! Sai come fa? Dici solamente io! E lo vamo fra scamizze, va? Io! Tu appena ti saluto, io ti do due bicchieri in mano, uno viene inchiostro e l'altro pieno d'acqua. Tu, appena vedi l'acqua, come un desiderio che ti viene spontaneo, dici naturale. Oh, tengo sita. Oh, furia vera. Allora io naturale. Oh, tengo sita. Oh, furia vera. No, così, più naturale, con la voce tua, no con la voce mia. Oh, tengo sita, oh, furia vera. Oh, tengo sita, oh, furia vera. Ma no, con la voce mia, con la voce tua. Oh, tengo sita, oh, furia vera. Oh, tengo sita, oh, furia vera. Ma che sei la voce mia? È la mia voce che non parli. Ma mi sta a scutare. Tu come dici quando devi bere? Tengo sita, voglio bere. Oh, allora io dico, oh, lei tiene sita. Adesso lo faccio bere io senza toccare l'acqua. Allora che faccio? Prendo due fazzoletti e copro il primo bicchiere. Poi prendo l'altro fazzoletto e copro il secondo bicchiere e dico, il mio stro andrà a finire il bicchiere dell'acqua. E l'acqua andrà a finire in corpo al signore che tiene sita. Poi faccio l'imbroglio, scopro i due bicchieri e dico, l'inghiostro andrà a finire il bicchiere dell'acqua. E l'acqua andrà a finire in corpo al signore che teneva sita. Una volta parto io e dico, avete ancora sita? No. E dove ve lo sentite? Dico dove? Dove ve lo sentite? In culo. In un corpo. Non facciamo sto gioco, ma se non imbroglia, ma cosa fa? Ma come? Ma così facile? Tu a dire solamente due parole. Avete ancora sita? No. E dove ve lo sentite? Dico dove? Dove ve lo sentite? In un corpo. Va bene, ma vediamo. Come secondo esperimento faccio quello della cascia. Piglia mia moglie e la serra di caccia. Poi scendo nelle portone del pubblico che faccio vedere a tutto il pubblico la denaccia. Ma al terzo numero è venuto. No, ho trovato un amico qua che mi fa il piacere. Dicevo, piglia mia moglie e la serra di caccia. Poi. Dicevo. Prendo. Catenacci che sarei questo qua, scendo le poltrone del pubblico e faccio vedere a tutto il pubblico questo qua. Poi salgo sopra e tutto catenaccio, questo catenaccio vero. Quest'altro invece è un catenaccio finto, devi andare a mettere in sacca, perché questo è fatto in modo che appena sto questa molletta sarà. Tu naturale, quando io ti tengo quest'altro, tu invece metti quest'altro. Vicino alla caccia ci stanno i sportellini che non si vede, quando un mulher passa dentro, arrabbi i sportellini, caccia la mano, tocca il bottone, scatta molletta, sarà un catenaccio, e quando io apro la tenda che sta a zoppare, mulher mi si fa trovare giù lì per sulla tenda, assentata sulla caccia. Non ho capito niente! Ma che cosa avete detto?
Vicino alla caccia ci stanno le sportelline, ma non ci sta. Ci sta o non ci sta? Ci sta, ma non si vede. E allora non ci sta. Ci sta, ma è turcat! Ci sta un turco! No, è moglie una vestita da cinese! Ma così! Ci sta l'imbroglio! Ci sta il trucco! Ho capito! E tu mi devi capire subito, figlio mio! E poi mi devi spiegare meglio, caro professore! Vicino alla cascia ci stanno i sportellini, ma non ci sta perché non so lei! Quando moglie è rimasta dentro, era quel sportellino, caccia la mano, tocca bottone, scatta molletta, sarà con catenaccio e quando in apro la tenda che stanno a San Paolo, lui è rimasto a far trovare Giulia che su di tenda ha settato la sua caccia. Dunque, fate entrare vostra moglie e fate uscire due persone. E che non tutto? Avete detto che fate uscire a Giulia Rusanella! Ma no! È mia moglie che si fa trovare Giulia su di tenda! Mi faccio trovare così! E se... Se ne caro teatre! Se ne caro teatre! Sì! Poi, come terzo esperimento, faccio la scomparsa del colombo. Perché se non va l'uomo? Ecco, questo è un palumbo e le atteghi tu. E un altro dente ce lo tengo io. Apposta. Io tengo palumbo e voi tenete pesce. Quale pesce? O dentice! O dentice? Identice! È simonico! Simonico! Ho detto zio monaco! Monaco cinese o monaco buddista! È una bella arte anche quella, eh! Sì, sì! Signor, io non tengo nessuno zio monaco! Ah, che delusione! Avete detto voi simonico! Ah! Ma fa parte della grammatica! Significa tale quale acquisto! Sinonimo! Ci capita, ci capita! Poi prendi il palumbo, lo faccio vedere a tutto pubblico, lo faccio sparire e dico: il colombo che si trova in questa gabbia, signori, adesso si trova nel capallo del signore! Tu, hai inizio a capire e fai volare tutta la sala lo palumbo! Essere caro teatro! Ma quando salga il babbo palcoscenico, o palumbo, ma tu o palumbo, mettete sopra la poltrona con il cappello e sopra ci mette do cappotto. Però mi raccomando, perché se fai vedere palumbo prima di tempo, buonanotte. Non c'è bozza. Allora io vado a preparare, tu vieni. Venghi subito. Premettete. Prego. Ho chiesto le catenacce finte e chiesto palumbo. Io vado, E 10 lire? Ah, già. E 10 lire, te? Questo sono le 10 lire. Io obietto per trasire. E non c'è bisogno. Tu tras, vicino alla porta trovo la mascherina. Da questo dici sottovoce zicche, 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 zicche. Io vado, posso stare senza pensiero. E quando vado se parla? Oh, tu sei venuto. Io ti ringrazio tanto, tanto. Perché ho fatto tata. Arrivato nato Fiorondin. Tu. Mo va a dire a me si un mo ti ringrazio tanto, ma non c'è più bisogno di te. Come sarebbe? Io sono venuto via a casa. E te ne vai una volta. La via è la stessa. E chi mi aiuta con il gioco? Chist. Sì, Chist. Chist. Oi, ma che mi hai pigliato? Frate, tu puoi sapere l'ora di essere frate a me? Faccia fatta volontà di Dio. Sei peggio più tu, se metto la caccia vicino alla caccia. Sì! Hai quando andavo la oppa per palumbo. Pure quello! Tu! Fatte voi! Che sono cose che ma già vedi! E mi volete da almeno un biglietto per petrasi dentro al teatro? Volete! Questo si rimane fresco a quest'ora e vado a pure un biglietto per trasina! Mi raccomando, non guardo tutto quello che ti ho già detto. Ah! Il biglietto, se lo vuoi, ti vai a comprare Cotechino! Cotechino! Scrianzato! Insomma, tu sei stato buono e tu via a posto mio. Ma io però traslo stesso dentro o teatro. E vediamo se giochi sei tu o le faccio io. Anzi, se tu fa buono, danno il biglietto, io palumbo e partito. Comba, e mo mai seccato. E mo arriva un buffo! Bello, dammi il biglietto e io palumbo. No, non ti voglio dare! Ma tu dici veramente? Vuoi vedere che ti do un calcio e ti faccio un palla migliore in me? Che vuoi dire? Beh, guarda là, c'è stato! No! Ben fatto! Ho palumbo! Sì.
fame di illusionista. Sicco, sicco, che ha strapigliato tutti i popoli. Questa sera si trova finalmente davanti a voi. La mia vita è stata quasi romanzesca, ecco. Avevo 7 anni e iniziai a far sparire le cose. In Giappone accolse i miei 12 anni e da 13 mi baciò in fronte il sole turiente. Ah, il miracolo famoso lo feci in Germania. Feci sparire una collana di pelle di una signora e non furono più cacchi di trovarla. In Turchia feci sparire una donna, un'odalisca. E dopo 3 giorni la feci trovare a Napoli, dietro il teatro fiorentino. E la sa. Oggi, alla vostra presenza, eseguirò gli esperimenti più famosissimissimi e comincerò proprio con quello dei 2 bicchieri. Prego, maestro! Avanti, madamicella! Bicchieri! Come vedete, questi sono 2 bicchieri di vino. In uno c'è acqua semplice e in un altro c'è anche... Non lo so. Non riesci a guardare quello che prendi. Il fulano non c'entra. L'altro. Vabbè. No, non c'entra il fulano. Devi preparare lei, non si accorta tu, devi preparare tu se ce n'è. Tu dovresti preparare il bicchiere. No, no, no. Allora, tagliamo, no. Questa la tagliamo. No, ci deve, perché non c'è. Ci sono i 2 fulani. Ecco. Questa scena si taglia. Si ricomincia dalla scena iniziale. Ricomincia da capo. La prego, maestro. Pubblico. Ah, da pubblico. No, vabbè, che dici? Prego, maestro. Prego, maestro. Siamo dalla musica, così loro ripetono direttamente. Prego, maestro. Prego, la maestra. Okay. Prego, maestro. Prego, maestro. Avanti, madamicella. Questi sono 2 bicchieri di vetro normali, in uno c'è acqua semplice e in un altro c'è inchiostro. Due soli possiamo fare questi esperimenti, io e il padre Terra. Tutti i prestibilistri... Ecco, tutti i prestibilistri... Tutti i prestibilistri... Tutti i maghi, ecco, tutti i maghi dicono sempre l'imbroglio c'è ma non si vede. Io invece vi dico l'imbroglio non c'è e chi lo vede ha visto una cosa per un'altra, capito? Anza! Anza, per evitare qualunque sospetta, io ritirerò una controlla. Se c'è qualche persona del pubblico che vuol venire in palcoscenico, signori. Se c'è qualche persona del pubblico che vuole venire. Se c'è qualche persona del pubblico che vuol venire in palcoscenico. Perché io! Perché io! Ma a me pare che l'hai detto prima, signore! Salite, fate presto! Scusate, l'hai detto prima io! Come va? Qua ci devo stare io! Adesso sono uno qualunque, posso fare quello che mi pare e piace! Vabbè, eppure io sono uno qualunque! No, tu non sei uno qualunque! Ma vediamo come finisci stasera! Va bene, restate tutti e due! Oh, ad uno gli diamo il bicchiere con l'inchiostro e all'altro il bicchiere con l'acqua! Sì! È un bicchiere con l'acqua! Sì, sì, acqua, acqua! Lo so, è un bicchiere con l'acqua! E che c'è a fare acqua? Voglia bere! Oh, adesso la faccio bere io senza toccare l'acqua! Madamicella, il foulard! Io non faccio altro che prendere questi 2 foulard e coprire questi 2 bicchieri. I signori possono consultare i loro orologi. In meno di un secondo l'inchiostro andrà a finire il bicchiere dell'acqua e l'acqua andrà a finire in corpo al signore che tiene sito. Prego, maestro! Come vedete, signori, l'inchiostro è passato nel bicchiere dell'acqua e l'acqua è andata a finire il corpo al signore che teneva seta. Avete ancora seta? No. E dove ve lo sentite? Dico dove? Dove ve lo sentite? Dove? In corpo! Ma come? Io va bene che tu sia in buono! È magia, signori! Mi ha fatto passare metà bicchiere in corpo al signore e metà bicchiere in corpo all'altro signore. No, che c'entra, quello è un nodo di legname. Ora prego i signori di osservare questo catenaccio, che è un catenaccio di quelli che si mettono, che ne so, alle porte o che si attaccano alle credenze per non far toccare la roba agli guaglioni. Prego. Non trovo più catenaccio finta! Ma che l'hai chiesto tu? Io ti faccio pazzo! Ora
Prego, madamicella. Madamicella, adesso. Ora prego il signore di mettere questo catenaccio e di chiudere bene. Non lo può mettere lui? No, voi lo dovete mettere, voi. Badate che tengo solo questo. E questo dovete mettere. Questo è un catenaccio vero, lo metti? Lo so che è un catenaccio vero, e voi questo dovete mettere. Guardate che lo metto, mettete sto cosa che aspettate. Dopo non voglio sapere niente. Morso. Vabbè. Ora prego, signori, di osservare attentamente. Modo sbragli tu. Madamicella, che è chiusa ermeticamente nella cascia, a mio comando si farà trovare Giuliva e Suridenda assettata sulla cascia. Prego, maestro! Salve della marina! La caccia è ancora chiusa! È chiusa la mano! Allora prego i signori di dare un altro secondo a Madamicella! Prego maestro! Avanti Madamicella! Questa sera Madamicella ha un po' di difficoltà ad uscire dalla caccia! Allora prego i signori di contare fino a tre! Anzi, ma cosa dico? Abbondiamo anche fino a 5! Prego maestro! 1! 2! Ma anche fino a 6! 4! 5! Avanti, Madamicella! Amore! Sì! Esperimento lo feci anche in America. Uno spettatore disse che c'era l'imbuglio. Io gli risposi: dopo lo spettacolo ti aspetto fuori. L'americano sapete che risponde cosa? E a volte sono trovo. No, io lo trovai, lo scommai di sangue e mi feci dare anche le 10 lire. E adesso passiamo al terzo e, grazie di Dio, ultimo esperimento: la scomparsa del colombo pollastro. La scomparsa del colombo! Del pollastro! Madamicella e il colombo! Madamicella e il pollastro! Io prendo questo colombo, che è chiuso in questa gabbia, e meno di un secondo lo faccio sparire. In questo istante chiudi. E meno di un secondo lo faccio sparire. Guardate attentamente. Scusate, vi prego maestro, devi dire prego maestro. Prego maestro! Magia! Lui non sapeva niente. Manco lui sapeva niente. Adesso ha la sorpresa. No, lui ha la sorpresa. Il colombo che si trova in questa camera, signori, si trova nel cappello del signore. Fai volare il colombo. Medico, facciamo vedere il pollastro. Ma io ho fatto il gioco del colombo. Ma ognuno sapeva fatto il suo. Io dico per il bene di tutti. Facciamo il gioco del pollastro. E fate volare questo palombo. No. Fate volare questo palombo. Ma sono scappato perché non guardo la pietà a pugni. Ma questa pure non cazzo a caggiare, non mi chiederà così. Oh. Magia! Magia! Io, il colombo che si trova in questa gabbia, io l'ho fatto sparire, sì. E l'ho mandato nel cappello del signore, sì. E l'ho fatto diventare pollastro. Mi ricordi, grazie. No, vieni qua, no, guarda, non ti faccio niente. Posso venire? Promesso, non ti faccio niente. Mi venga! Promesso, non ti faccio niente!